Romani, alla tastiera Francesco Fournier, al sax Sergio Bachelet e alla batteria Umberto Maria Lupo.
eccoci, ci sono i miei convittori, convitrici, a nome del commissario straordinario Caponi, del commissario straordinario Rotondo, dei quattro collaboratori e di tutti gli altri docenti, dell'assistente, del direttore amministrativo, degli amici, dell'ingegnere, eccolo qua, dell'ingegnere, dell'associazione Amici del Convitto, del signore, di tutti coloro che, degli professori, degli amministrativi, dei docenti, degli educatori. Auguro un buon Natale a voi, ragazzi. Celebriamo i 120 anni del Regio Decreto che istituisce il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Quest'anno, per la prima volta nella storia del convitto, festeggiamo la cena di Natale con i genitori. Un altro avvenimento, io farei un applauso ai 60-70 genitori che questa sera ci onorano con la nostra presenza. Volevo fare anche la terza celebrazione del numero più alto di alunni e alunne nel convitto nazionale. Però mi sembra che eravamo arrivati a 101-102, quindi anche questo è un grande risultato. Ma quest'anno abbiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il Natale è la festa più bella che ci sia, per coloro che hanno fede, che credono, è la festa della Natività. Ma il Natale per un convittore, per una convittrice, dico ai signori genitori, è un momento importante, perché i nostri ragazzi, signori genitori, sono ragazzi che comunque pagano un prezzo. Il prezzo è della lontananza della quotidianità della famiglia. Quindi quando vedo i miei ragazzi so i sacrifici che fanno. È ancora più alto e nobile perché lo fanno per scelta. Quindi è un altro valore importantissimo. Quindi la festa di Natale è importante. Bravo Colombi, Tommaso Villani e gli altri che hanno pensato di chiamare i genitori. Ma è importante anche perché per coloro che sono appena venuti è la prima cerimonia di tutti uniti rispetto alla presenza in convitto. E ai ragazzi dire: riuscire nella vita bisogna essere curiosi, chiedersi il perché di tutte le cose, osservare attentamente. Secondo è avere la tenacia, non mollare mai. E voi convittori sapete. Il terzo, ho detto a questi ragazzi e dico a voi, il sogno. Non bisogna mai perdere il sogno, mai perdere di sognare. E sognare che cosa vuol dire? Raggiungere le vette che si sentono nel cuore. Noi possiamo brontolare, possiamo lamentarci, ma i nostri ragazzi sono puliti dentro. I nostri ragazzi amano il lavoro, i nostri ragazzi sanno sacrificarsi, i nostri ragazzi credono e operano per la loro crescita e insieme per la crescita del convitto nazionale. Questo orgoglio di coloro che operano, lavorano, questo vostro orgoglio di essere convittori, fanno sì, come vi ho detto l'altra sera, che è uno dei più bei Natali per me trascorsi, anche se fuori la situazione è difficile. Ma noi siamo una famiglia, siamo uniti, voi siete bravi. Io penso di poter dire a nome di tutti che noi siamo orgogliosi, io in special modo, come vi ho detto l'altra sera, e onorato di essere il vostro rettore. Grazie di cuore e buon Natale!